Forse avrei dovuto resistere. Non dovevo fare questo video adesso, ve l'avevo detto anche in live, che molto probabilmente il post partita usciva domani. Però ragazzi, non riesco. Non riesco perché andando appena finita la partita ho circolato un po' sui social e ho visto e ho letto tantissime notizie nei confronti del futuro di Olle e quindi domani volevo fare proprio un video a parte su quella situazione, sul futuro di Olle. Oggi voglio parlare con voi di quello che sto provando dopo questa partita, dopo questo risultato. Alcuni di voi erano in live, però non sono riuscito ad analizzare bene tutto quello che è successo perché la botta, ragazzi, è stata veramente madornale e lo è tuttora. Partiamo dall'inizio, ragazzi. Io ho sempre e continuerò a pensare questa cosa, che la rosa del Manchester non è inferiore a quella del Liverpool e continuerò a pensarlo per sempre, perché nei singoli, ragazzi, la parità c'è. Siamo tutte e due squadre fortissime, siamo due squadre con dei giocatori fenomenali, ma io questo dislivello non lo vedo e non lo vedrò mai e non l'ho mai visto un dislivello. Però ragazzi, oggi ci è stata data per l'ennesima volta la dimostrazione che nel calcio qualche volta conta di più, non qualche volta, conta sempre di più come giochi e non i giocatori che hai. Perché sì, Liverpool ha avuto un Salah devastante, posso prendere anche un Diogo Jota che ha fatto una partita spettacolare, un Van Dijk che non ha fatto quasi vedere palla a Ronaldo. E potrei stare qui a elencare tutti gli 11 giocatori del Liverpool, però ragazzi hanno fatto una partita spettacolare. Hanno giocato a calcio, hanno giocato a due tocchi in modo molto veloce e tranquillo. Si conoscono, sanno quello che devono fare, lo fanno bene, a differenza nostra. Perché noi ragazzi giochiamo male. Oggi siamo partiti bene ed è innegabile questo, ma poi siamo crollati. Come ogni volta, dopo un po' facciamo una cazzata e quella cazzata ci costa l'intera partita. La cazzata che abbiamo fatto oggi è stata prendere gol dopo 5 minuti contro il Liverpool. Dopo 5 minuti tu prendi un gol del genere, ragazzi, ti distrugge totalmente. Ti distrugge totalmente. E da lì è iniziato il baratro, perché poi noi abbiamo cominciato a abbiamo iniziato a giocare veloce per cercare di pareggiare il risultato subito. Il problema è che noi, in determinate situazioni, soprattutto offensive, non riusciamo a fare, e non riesco perché, ma non riusciamo a fare quello che fanno gli altri, le altre squadre inglesi, che solitamente quando attaccano e devono velocizzare l'azione, riescono sempre con due o tre passaggi a trovarsi a tu per tu col portiere. Noi non riusciamo a fare questa cosa. Noi con Olle non riusciamo a velocizzare l'azione e se ci proviamo sbagliamo. Ed è questo che è successo. Abbiamo provato a pareggiarla, abbiamo subito il 2-0, abbiamo provato a fare il 2-1, abbiamo subito il 3-0 e così via. Poi c'è stata anche l'espulsione di Pogba, che ne riparleremo bene domani nell'insieme. Nel complesso, ragazzi, non voglio dare voti, non ci saranno voti né oggi né domani né mai su questa partita. Non vi aspettate dei voti perché non so che voti dare, perché ragazzi non si è salvato nessuno. Se ve lo posso dire, non si è salvato nessuno. Forse un po' Fred, ma non è da sufficienza, non è nemmeno da 5. Una squadra che non sapeva più quello che fare sul 2-0, 3-0. Non sapevamo più quello che fare. E a me dispiace. Dispiace perché io ho sempre creduto in questa squadra e continuerò a crederci. Ho sempre creduto quindi nei giocatori e nell'allenatore. Ma in questo momento è veramente pesante andare avanti.
È veramente pesante pensare a la prossima settimana contro il Tottenham con questa squadra qui, cioè che con nessun cambio, perché ve l'ho detto, domani voglio parlare del futuro di Ole, però voglio aprire questa piccola parentesi. In questo momento io, e penso tutti i tifosi Red Devils, non sono più convinti di Ole, penso che non esista neanche uno. Questa partita ha scalfito pure me, che io sono tra virgolette un Ole Kid, lo sapete che io ho sempre difeso Ole, e questa partita ha scalfito pure me. È riuscito ad entrare pure a me questa partita e a dire che forse è il momento che questo ciclo si chiuda definitivamente. Forse è il momento di ricominciare. Ovviamente le voci sono tantissime e in questi giorni, vi ripeto, tra stasera e domani mi aggiornerò, leggerò e così vi porterò le notizie veritiere o quelle possibili. E ragazzi, è questo, le emozioni, confusione, rabbia, stupore, le emozioni ragazzi sono tante, tutte negative, perché non c'è una cosa positiva. Questa ragazzi era una partita che non dovevamo perdere, ma almeno non dovevamo, cioè, potevi anche perderla a questo punto, ma non in questa maniera. È stato ragazzi veramente umiliante, lo sarà. Lo sarà per tanto, tantissimo tempo, ma voglio mettere un ma su questa situazione, voglio dire che bisogna andare avanti. Questa è stata una vergogna, come ho detto, una partita veramente disgustosa, però bisogna andare avanti, restare uniti, come era successo l'anno scorso, che ancora non ci conosceva, non ci conosci, conoscevamo, non so parlare ragazzi, scusatemi, che non ero ancora nei social, ecco, nel 6-1 col Tottenham era la stessa cosa. E lo dirò anche questa volta, dobbiamo restare uniti, soprattutto noi tifosi, non possiamo e non dobbiamo abbandonare questa squadra, perché qualsiasi scelta prenderà la società, bisogna accoglierla, bisogna accettarla e sostenerla. Se la scelta è Olle fuori, Olle dentro, Conte dentro, Zidane dentro o altri nomi, ragazzi, bisogna appoggiare la scelta che farà la società, perché in queste ore, tra domani e dopodomani, avremo la conferma se Ole rimane o non rimane. Come vi ho detto, vi terrò aggiornati. Vi chiedo scusa per questo video un po' confusionario dove vi ho parlato di tantissime cose, ragazzi, però volevo farlo. Volevo farlo anche se in live non ero convinto perché volevo essere un po' egoista. Volevo fare questo video principalmente per riguardarlo tra 2 o 3 mesi. E spero tra 2 o 3 mesi di essere un tifoso felice, che il mio Manchester stia tra le vette alte della classifica e poter riguardare questo video con un occhio diverso. L'ho fatto principalmente per me. Vi chiedo scusa se sono stato egoista. Io vi saluto e niente. Restiamo uniti e ci vediamo domani.